Hey coach, ben ritrovati al vostro Andronic Montoni in questo nuovo episodio di Nozomi Eleven 3, Lampo Folgorante. Siamo ancora una volta sugli extra, ovviamente ora ci sono solo gli extra da fare, quindi è giusto che sia così. Oggi siamo allo stadio Football Frontier a Tokyo Sud per una partita davvero davvero interessante che mi ricordo fin da quando giocai per la prima volta in Nozomi Eleven 3 nel lontano 2011. Eseguire procedura super torneo, certo. Piston Berries. Questa è la partita contro la squadra composta da le 7 cantanti e ballerine delle Berries e gli altri 6 componenti detti Pistons. O meglio, erano anche di più di 6, erano in 8 veramente. Poi dopo ovviamente si sono comunque si asfaldati, sono rimasti in 4. Però andiamoli a vedere. Oh mio Dio ragazzi, abbiamo Captain che è Saki Shimizu, che è una leader di una nota girl band, le Beriscopo, fabbrica di frutti di bosco praticamente, letteralmente. Saki Shimizu, poi abbiamo Momoko Tsugunaga che sembra essere quella più che piace di più al pubblico. Non so per qua, forse perché è piccolina e tanto carina, non lo so. Probabilmente, più che altro è la classica persona, è il classico carattere e anche la personalità che piace di più ai giapponesi, quindi probabilmente è per quello. Risako Sugaya, che anche lei fa parte delle Beris. E Birina era la ballerina per i T-Pistons prima che mollasse il gruppo. E i King era il chitarrista dei T-Pistons. Hide King, che è il fratello, diciamo, di A King, anche lui chitarrista. Poi abbiamo Hiroshi Dot, che è il bassista ancora oggi dei T-Pistons, e suo fratello di sangue, Ton Nino, che è appunto il cantante, il leader singer della band T-Pistons. KMC, o KMC, che sarebbe King of Microphone Controller, praticamente è il rapper dei T-Pistons. Poi abbiamo Miyabi Natsuyaki, sempre delle Beriscopo, e Inchikita, che sarebbe il coreografo dei T-Pistons. Era, perché i T-Pistons in teoria non ci sono più. Ci sono i Bakachin Brothers, che sarebbe la prima formazione dei T-Pistons, i primi 4 membri, quindi anche con i 2 chitarristi. Ed ora, i panchinari, Yuri Nakumai, la bellissima Yuri Nakumai, che era la mia preferita delle Beriscopo quando ascoltavo la loro musica. Penso che oramai si siano... abbiano lasciato le Low Project, mi sembra che si chiami, non mi ricordo più neanche come si chiama il progetto di cui faceva parte anche le, di cui facevano parte le Beriscopo. Masa Sudo, anche le Beris, Chinami Tokunaga e infine Shumai Mai, che faceva parte anche lei dei T-Pistons, era la ballerina. All'aria gentile, ma non togliere il minimo errore, non lo so, ci avete lavorato voi, io non lo so. Schema zona micidiale 2. No ragazzi, vinco sicuro, però ho paura. Vinco sicuro, ma hanno un livello di gioco piuttosto alto, quindi non so. Ma abbiamo perso anche troppo tempo in chiacchiere, cominciamo subito la partita. La passiamo a Jude Sharp, a Thor. La passa a Thor, ma viene subito bloccato Harley Kane, che va con balena difensiva. Vediamo un po' se ce la facciamo, grande. Non so, però vedere una ballerina in campo non è cosa di tutti i giorni. Ok, c'è lui, c'è Stanford. Ragazzi, ma perché stava troppo avanti lui? Cioè, guardate dove sta Xavier. E che ci fai lì? Ok, vediamo un po' se riesce a parare questa palla, va. Uria! Sono felicissimo di averlo portato al livello 2 e ora andiamo per il livello 3. Mano di luce. Ah, neanche evoluta. Niente, è così semplice. Tu te le cerchi. Ah, oh, piccoletta. Mi dispiace. Capitana, mi dispiace. Ma è anche il capitano di questa... non della squadra. Mi sembra che il capitano sia Tonnino. Il Tonnino. Croce di fuoco è molto però dispendiosa per quanto riguarda i punti tecnica. Ragazzi, stiamo attenti a non abusarne, eh. No, avanza ancora un po', Axelu. Ce la facciamo.
Parlo di fiammata o di tormenta? Tormenta di fuoco, perché se è così a mano del colosso e basta allora. Massimo che può avere pugno di giustizia. Perché al limite è come Mark. Una mano di luce, non la parerai mai allora, tesoro. Non so se il computer... Non ho visto le mosse che ha, perché non ci ho pensato. Ero preso dei ricordi, quindi non ho visto. Però vabbè, dai. Sembra che va piuttosto bene. Ma infatti ero sicuro di vincerla. Proprio tranquillo. Ah, però illusione ottica. Accidenti. Bravo Hiroshi, bravo. Lui è il bassista. Non mi ricordo se l'ho detto, ma non mi sembra di averlo detto. Ho solo detto che è fratello di sangue di Nino. Super blocco difensivo versione 3. Qui versione 3 è il massimo. Ciao ciao. E andiamo allora. Lui, ok, passa la veloce, grande. Ce la facciamo con lui, ce la facciamo con lui. Ah, non posso fare grande fuoco, allora... Ma scarica stellare. Tanto meteoro dirompente sta al 3. O scarica stellare o aurora. Scarica stellare perché ha proprio la sua. Proprio dal gioco, te la dà il gioco, te la dà. Non è che te la dà così, da trovare in giro. Mano di luce? E ma dai! Oh, difesa tripla, mi sono divertito ad usarla nel primo Inazuma Eleven. Era quando ancora giocavo in giapponese, non sapevo cos'era, visto che Mark poteva impararla, boh, proviamo. Ed era difesa tripla. Stupendo. Invece sapete cosa ho cercato invano? La mano di luce doppia, quella che lui fa contro la Royal per sconfiggere il Pinguino Imperatore. Che poi in realtà non esiste quella tecnica. È così, è dell'anime. Mi è dispiaciuto perché volevo davvero insegnargliela, ma non c'era. O forse non l'ho mai trovata io? Può anche darsi. No, non c'era. Ne sono sicuro. No, cosa è? Blocco invisibile, dovrei contrastarli? Spinta circolare forte, accidenti. Quella che c'ha il Kotarli, piccoli giganti. Porca miseria, ragazzi. No. Ma chi è che tira? Oh, la piccoletta. Si chiama Peaches qua. Pesche. Le pesche non è un frutto di bosco, tesoro, eh. Verise Kobo. Fabbrica di frutti di bosco. La pesca non è un frutto di bosco. Ok, vai là, vai, tira. No. Ehi, grande. Mi aggiusto un attimino. Con la maglia di The Legend of Zelda oggi. Molto carina, tanto bellina. Dai, andiamo. Se più bello finisce. Non sono bravi come pensavi, Sanford. Hai ragione. Io pensavo che fosse un pochino più combattuta, ma a quanto pare no. E allora, barretta super... A Mark no, ad Axe. Oh, potevo risparmiarmela su di lui. Mettiamo Torres in difesa, che Torres mi fa troppo divertire. È troppo forte Torres, mi piace un sacco come giocatore. Se solo esistesse... Poi si legge Tiago o Ciago. Mica l'ho mai capita sta cosa. Perché, boh, non lo so, mi pare strano. Ah, ok, un altro coso. Ah, l'ho ricaricato. Scarica stellare, ancora una volta. Cerchiamo di potenziarla. Bella. Vai così. Dai che fai gol. Potenziati. Potenziati, dai, fammi vedere che ci tieni. Goal! Continuiamo a fare pressing. No, niente. Peccato. Vabbè, tanto prima o poi dovrà potenziarsi. Ok, Axel, puoi anche evitare di rubare palla con flash fotonico.
Facciamolo passare. Fatelo passare in Chiquita, tranquilli. Non importa. C'è Kevin. Kevin invece consumiamo i punti. Tanto sta solo qui per bloccare la palla. E che potrei anche metterci un altro difensore. Va bene, va bene. Ok. Tanto oramai Xavier è finito anche lui. Però dribbling illusorio. Ah, Ibirina. Addirittura tu. E ci picchia. Mo però t'attacchi, eh. Chi è? Non è Miyabi, no? No, no, no. Non l'ho riconosciuta. Metapino. No, volevo fare lo scatto. Però, Momoko, Momoko, t'arrangi. T'arrangi, tatina. Ed ora, tormenta di fuoco. Mi manca solo questa da potenziare. Potenziamola. Invece di fare sempre fiammata tripla o avvitamento esplosivo, facciamo tormenta di fuoco. Oh. Che questa era considerata, insieme a Pinguino Spaziale, una delle tecniche più forti di Inazuma Eleven 2. Assurdo. Invece qui una mossa di medio impatto. Ah, illusione ottica. Niente, non riesco a fermarlo insieme a lui. Però con te sì, Gravità massima. Bomba a terra. Fai le flessioni, forza. Oppla. È tua, è tua, è tua, è solo tua. E Pinguino Imperatore numero uno ancora una volta. Oria. Ho letto che Pinguino Imperatore X è la forma definitiva del Pinguino Imperatore numero uno. Però non è forte come Pinguino Imperatore numero uno. Praticamente sarebbe la forma che, cioè, nell'anime è ha la stessa potenza del Pinguino Imperatore numero 1, però non grava sul corpo come appunto numero 1. È particolare. Che poi in realtà è Pinguino Imperatore numero 1, ha la forma ridotta che è Pinguino Imperatore numero 2. Ah, Aikido. Cerchio d'amore dovrebbe essere. Oh, mi sembra che si chiami Cerchio d'amore. Perché in poche parole, nell'anime non mi ricordo se lo fanno, ma nel gioco in giapponese Aikido non è scritto in kanji. Quindi Kido potrebbe anche non essere cerchio. Ai è amore sicuro. Però non posso essere certo per Kido. No, 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 allora. E mo va arrangiate. E mo ve lo prendete allora. Non c'ho pressing perfetto, mer. La mer. Oh, vai, percorso del re. Dunque, ho la via libera. Dicevo, il Pinguino Imperatore numero 2 è la forma meno potente del numero 1, creata da Jude Sharp per evitare appunto la potenza che comportava il numero 1. La divisa tra tre giocatori, lui che calcia e due che poi colpiscono la palla e la mandano in rete. È stato lui a idearla ed è stato lui sempre lui a proibire il numero 1 come primo incarico che ha preso da capitano della Royal. 7-0, è finita ragazzi. Non posso dire bella partita perché non è stata combattuta come mi aspettavo, quindi mi dispiace T Pistons e Berries. Ah, che delusione. Sì, Risako, che delusione. Beh, insomma, Rousseau è un pochino indietro, ma gli ci vuole tempo a salire. Penso che però domani ovviamente in Azuma Eleven c'è Go Chrono Stones, mentre mercoledì inizierò, non so se fare tutto quanto in una volta gli speciali degli ogre o forse in due parti lo divido. Penso che lo dividerò in due parti.
Quindi per oggi è tutto, Gugge, come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo come sempre in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.